intanto mi rendo conto che è una bellissima iniziativa. Certamente era opportuno che i candidati sindaco, coloro i quali si apprestano a voler amministrare una città, era opportuno che si rendessero conto in prima persona di quelli che sono gli ostacoli, che purtroppo, quegli ostacoli che oltre a ricevere, a subire per mano purtroppo di madre natura, ci sono poi tutti quegli ostacoli che la burocrazia, che l'amministrazione, che la disamministrazione appunto produce. Ognuno di noi purtroppo ha vissuto certi drammi familiari o personali. Io avevo mia mamma colpita da ictus cerebrale, quindi con tutti i postumi e gli annessi e connessi, stessa cosa dicasi per mio padre, morto per angiosarcoma. Quindi ogni persona ha le proprie sofferenze e le proprie ferite. E devo dire che per un momento questa mattina ho pensato, ho detto, ma immaginate un po' se fossi davvero disabile e mi trovassi in questa situazione. Dovrei trovare la bontà, la disponibilità di qualche persona, di qualche amico, di qualche familiare, di qualche badante, se ne hai la possibilità. Grazie. Per superare appunto questi ostacoli. E in quel momento mi sono astratto dalla mia situazione, dalla nostra situazione privilegiata di normodotati. È una situazione privilegiata perché poi nella vita le cose si comprendono quando le perdi. E quindi in quel momento ho detto, ma guarda un po' se io mi trovassi in questa situazione. E ho detto, purtroppo, auguriamoci che ciò non accada mai per nessuno, nemmeno per il mio peggior nemico, purtroppo siamo tutti sotto il cielo. Voglio dire però anche che stamattina siamo 3 candidati sindaco su 4. Il signor Melucci è completamente assente, è una persona che, non parlo per te, no, dico la verità, è una persona che si è disinteressata dei disabili e si è disinteressata della vostra manifestazione, bisogna dirlo, bisogna dire queste cose, chi c'è, io non voglio strumentalizzare, questa era una cosa che doveva unire tutti, a prescindere dai colori, no, è assente, e i disabili di Taranto si devono ricordare delle persone assenti, no, va detto perché... Sono presente. E ricordiamo che questa amministrazione, questa città, per quanto riguarda le barriere architettoniche, certamente negli ultimi 4 anni e mezzo vi è stata l'amministrazione Melucci responsabile di questi problemi come soggetto istituzionale, ma in maggioranza c'era anche il qui presente Walter Musillo, presente, amministrato, e quindi ora è molto facile anche per Musillo farsi bello. Melucci e Musillo hanno amministrato Taranto, sappiatelo signori disabili quando vi chiedono il voto, sappiatelo.